Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Allora, il tuo coach spesso ha fatto questa battuta che le partite a lui piace anche vincerle all'ultimo istante con un canestro carpiato da metà campo. Tu lo hai seguito alla lettera? Ho seguito perfettamente, sì. È stata una bella emozione, però è meglio chiuderle prima magari le partite, perché sai, arrivi sennò con una tensione alla fine, che poi alla fine una volta entra il tiro e poi sono altre volte che quel tiro non entra e la puoi perdere. Quindi quando siamo più 15 molte volte dobbiamo cercare di chiuderle prima. Come arriva la fortitudo alla partita con Bergamo? Arriva bene, abbiamo recuperato Robert, Killo è ancora fuori, però stiamo bene, stiamo facendo adesso una tra virgolette preparazione durante il campionato, quindi bene, però dobbiamo ancora entrare in ritmo totalmente, però dai, non stiamo male, siamo messi bene. C'è il rischio di sottovalutare un po' un avversario che dalla classifica sulla carta non dovrebbe presentare grosse insidie, e se ci sono, quali sono queste insidie? Insidie non ci sono, insidie sono, ho detto, se noi non giochiamo come a Imola e pensiamo di vincere la partita giocando 30 minuti, quello può essere l'unico... una cosa che può fermarci, ma se noi giochiamo per 40 minuti come i primi 30 minuti che abbiamo fatto a Imola, secondo me non perdiamo mai. Però dobbiamo metterci in testa che le partite durano 40 minuti e noi dobbiamo giocarle per 40 minuti, anche se magari ci sono dei giocatori in questa squadra che abbiamo più talento degli altri nelle altre squadre, però se non giochi per 40 minuti nessuno viene al Paladozza o giocare contro la Fortitudo e ti fa vincere. Che ti può tenere il passo di Trieste? Quello sicuramente, Trieste adesso sono in super forma, è una grande squadra, sta giocando bene, ha dei grandi giocatori, se continuano così sono veramente difficili da battere. Noi, ti ripeto, non ancora abbiamo dimostrato quello che veramente siamo, però sì, dobbiamo vincere anche per rimanere attaccati a loro, perché è importante la regular season. Allora, nel weekend la testa chiaramente è sulla partita contro Bergamo, però una telefonatina al tuo amico Guido giusto così in vista di lunedì la fai? No, l'ho sentito Rosselli, adesso sinceramente non lo sento, ma non so neanche se è a Bologna. Credo di no. L'ha chiamato lui. No, a parte se non lo sento Guido. Cioè adesso deve stare tranquillo, povero, è successo quello che è successo, sinceramente dovrà anche un attimo star lì da solo e pensare a quello che dovrà fare in futuro. Ovviamente, detto, mi dispiace, perché è sempre brutto quando succede una roba del genere, ma non per la squadra o per il giocatore, cioè per tutti. Però per la Fortitudo sarebbe forse il giocatore decisivo sulla carta ai fini della promozione? Decisivo, è un buonissimo giocatore, un ottimo giocatore, è ovvio che può far comodo a tante squadre, perché non è uno che mangia palloni, che arriva e tira. Dovesse arrivare sarei contento, se non dovesse mai arrivare, amen. Però ti ripeto, voglio che Guido stia bene, perché gli voglio un gran bene, perché è un mio amico. Quanto è importante il fatto che torni Fulz domani? Come? Non lo senti? Torni Fulz domani, quanto è importante? È molto importante, perché Robby e McCamy sono, secondo me, insieme sono una coppia devastante, perché McCamy è più un giocatore di uno contro uno e lui è uno che ragiona e fa giocare la squadra. McCamy sta migliorando molto in questo, ovviamente non era abituato, perché giocava comunque in una lega dove fai più fatica a far giocare la squadra, lì è tutto uno contro uno, però è uno che ascolta tanto, quindi ascolta molto il coach, quindi sta migliorando veramente tanto. Robby è da 20 anni che gioca in Serie A e ha un talento incredibile, sicuramente quando magari serve più ragionare lui ci può dare una grossa mano. Dunque, prima di tutto la settimana, dopo la partita di Imola giocata venerdì, abbiamo avuto sabato e domenica di riposo e da lunedì abbiamo cominciato ad allenarci, per cui abbiamo avuto una settimana più lunga, dove abbiamo posto l'attenzione su un duplice aspetto. Il primo è quello di caricare lavoro sia di pallacanestro che atletico, perché abbiamo visto che nell'ultimo periodo, nel quarto quarto, facciamo molta fatica, abbiamo perso 5 quarti quarti su 7 perché non avevamo la benzina per arrivare fino in fondo, avevamo 32-35 minuti di
buona pallacanestro e buona intensità, e gli ultimi minuti rischiavamo sempre qualche cosa di troppo, per cui avevamo questa necessità di caricare un po' di lavoro fisico e nel contempo anche di preparare questa partita contro Bergamo, che è una partita abbastanza complicata rispetto alla preparazione, perché sebbene il tasso tecnico della Fortitudo sia più alto di quello di Bergamo, Bergamo è una squadra molto tattica che fa tante cose sia in attacco che in difesa, alle quali è giusto, era giusto anche dare una giusta attenzione. I ragazzi hanno lavorato con grande qualità e grande disponibilità, va un complimento a loro, abbiamo lavorato veramente molto. E quindi arriviamo a questa partita in casa con Bergamo con un po' di gambe pesanti, ma speriamo che ci possa un pochettino aprire la strada da qui a 2-3 settimane per raggiungere una forma importante. E Bergamo è una squadra molto, molto ben allenata, sicuramente di tasso tecnico non elevatissimo in questo campionato, perché la squadra è stata preparata in estate per affrontare il campionato di Serie B, per vincere però il campionato di Serie B. E quindi sono una squadra, diciamo, impegnativa, perché comunque conta di giocatori esperti, un po' di esperti mestieranti di Serie B, più due americani di buona qualità. E in questo momento loro stanno segnando non moltissimo, sono uno dei peggiori attacchi del campionato, e segnano 71 punti e mezzo a partita, però nelle ultime tre partite c'è stata una crescita, perché sono arrivati tra i 78 e gli 80. Fanno della difesa e della tattica in difesa la loro arma principale, molto pressing, molte zone adattate, uomo con dei cambi sistematici, una squadra un pochettino in attacco difficile da affrontare. Forse in difesa potremmo essere un pochettino aggressivi e riuscire magari a tenerli ai punti che erano abituati nelle prime partite. E abbiamo lavorato un pochettino su questi aspetti, non ci aspettiamo sicuramente una Bergamo che viene a provarci. E io sono convinto che giocatori che hanno fatto tutta la loro carriera in Serie B, alla prima occasione di poter giocare in Serie A, non lasciano niente per strada. E quindi ci aspettiamo una Bergamo battagliera e che cercherà di farci giocare male. Abbiamo cercato di prepararci il meglio possibile, speriamo di avere una condizione anche sufficiente, una freschezza sufficiente per poterlo fare con efficacia. Prima la gestione della gara era stata che nel primo quarto la Fortitudo tendeva a rimanere lì, chiudere punto a punto, poi nel momento in cui avete alzato l'intensità di fatto avete un po' scardinato la resistenza di Imola. Con Bergamo, visto anche le difficoltà offensive che ha avuto nelle gare precedenti, può essere un po' la chiave questa intensità e press, come dicevi tu prima? Sicuramente è la chiave. Con Imola diciamo che abbiamo fatto 35 minuti perfetti, esattamente quello che volevamo fare. Sapevamo che nel primo quarto sarebbe stato difficile andare via, perché un derby abbastanza sentito, eravamo certi come è stato che loro avrebbero cominciato con grande impatto emotivo, con grande aggressività e con grande intensità, e sapevamo che l'obiettivo del primo quarto era quello di stare a contatto, di non andare sotto nel punteggio. L'abbiamo finito un punto avanti, che era quello che volevamo, di meglio non potevamo chiedere. E poi nel secondo e nel terzo quarto, finito un po' questa onda emotiva loro, siamo riusciti ad andare avanti, siamo arrivati fino a 5 minuti alla fine sul più 12, che era esattamente il piano partita. Poi ci è mancata un pochettino la benzina, perché avevamo comunque speso molto, e su questo poi abbiamo rischiato nel finale, come la partita è finita, come tutti sapete, insomma, con un canestro, un'invenzione di Mancinelli. Questa settimana abbiamo lavorato appunto su questo aspetto, perché vogliamo arrivare sui 40 minuti, abbiamo recuperato Fulz, che può darci dei minuti di qualità in regia, e questo per noi è importantissimo. I segnali dell'amichevole che abbiamo fatto a metà settimana con Pesaro ci hanno detto che insomma si è visto qualche passo avanti su questo aspetto qua. Adesso rimane da
da rimanere attenti, concentrati, di non andare fuori dal sistema e fuori dai giochi contro Bergamo, perché la partita sarà più o meno la stessa che abbiamo visto con Imola. Forse Imola c'ha un po' più di aggressività data da molti giocatori giovani che spendono tutto. Bergamo è un po' diversa perché ha giocatori più esperti, quindi forse sanno anche giocare un pochettino più di cattiveria e avere il piglio che hanno le squadre esperte, un po' meno aggressività per un po' più esperienza, ma ci aspettiamo una partita molto simile a quella di Imola. Il fatto di aver caricato proprio questa settimana faceva parte del piano, oppure perché sulla carta c'è un avversario che è un po' inferiore, quindi anche se arriviamo un po' stanchi e poi... Giochiamo in casa e forse era l'occasione più giusta per rischiare qualcosa. E sappiamo che rischiamo qualcosa, siamo consapevoli, ma speriamo anche che questo aumenti l'attenzione e la concentrazione, perché queste sono partite facili da sottovalutare. Ma Bergamo, che è una squadra ben allenata, è capacissima di far giocare male chiunque, e quindi sappiamo che dovevamo rischiare. È chiaro che l'abbiamo fatto anche perché, recuperando Fulz, avevamo il roster quasi completo, diciamo che rimane ancora in infermeria solo Killo, e noi aspettavamo questo momento per cominciare a lavorare, per cominciare a fare carichi indipendentemente dall'avversario. Questa poi è anche la settimana giusta, perché giochiamo in casa, perché comunque speriamo di riuscire a portare a casa 2 punti lo stesso. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.